Il libro di cui vorrei parlarvi è Il Miglio Verde di Stephen King del 1966. In breve, la trama del libro racconta la permanenza nel braccio della morte di un condannato di nome John Coffey. Quello che mi è piaciuto di più del libro è la provocazione che Stephen King rivolge ai lettori. Oltre alla riflessione sulla giustezza della pena di morte, il libro spinge a chiedersi fino a che punto è giusto fare il proprio dovere. Paul Edgecombe, protagonista del libro, ne pagherà le conseguenze. Si può utilizzare la scusa del proprio lavoro per commettere azioni ingiuste? Si può dire che qualcuno lo deve pur fare? Ma soprattutto, è giusto punire un assassino o un qualsiasi criminale macchiando la giustizia stessa del medesimo reato? Nel Miglio Verde, Stephen King spiega il suo punto di vista.